pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, il nostro protagonista di oggi è un vero big della musica contemporanea e del recente passato, anzi un boss, o meglio è proprio il boss, ovvero il suo soprannome, la parola con la quale viene spesso chiamato Bruce Springsteen. Uno dei suoi successi, che risalgono a diversi anni fa e che oggi vogliamo ricordare, è Hungry Heart, uscito nel 1980, che faceva parte del suo quinto album The River. La storia della nascita di questa canzone è piuttosto particolare perché non solo venne scritta dall'artista americano in poche ore, precisamente in una sola notte, ma non era destinata ad essere cantata da lui. A chiedere di scrivergli una canzone infatti era stato Joey Ramone per il gruppo, il suo, dei Ramones. Springsteen accettò e la compose su ispirazione del momento quella stessa notte, salvo però poi tenersela per sé. A convincere Springsteen a cantarla lui stesso era stato tra l'altro il produttore e manager John Landau. Il titolo del brano invece deriva da un verso dell'Ulysses di Alfred Tennyson, nel quale è proprio scritto For Always Roaming with Hungry Heart. Ancora oggi rappresenta una delle canzoni non solo più amate dai fan di Springsteen, ma anche uno dei suoi cavalli di battaglia ai concerti ed eventi live. Quando uscì diventò subito numero 5 della Billboard Hot 100 e rimase comunque la hit migliore di Springsteen fino a quel momento in termini di successo e fino al 1984, quando poi uscì Dancing in the Dark, che la superò. In un sondaggio della rivista Rolling Stone venne comunque votata come migliore singolo dell'anno e persino John Lennon, proprio nel giorno della sua morte, lo definì come un grande disco e lo paragonò alla sua canzone Just Like Starting Over. È stata poi inserita questa canzone dai critici di acclaimedmusic.net come numero 38 tra le canzoni più belle del 1980 e numero 342 degli anni 80, 1870 di tutti i tempi. Nel Regno Unito ebbe un po' meno successo, ma non così poco da impedirle di diventare comunque la numero 44 in classifica. Quanto alla parte tecnica, va detto che il brano è frutto anche di un piccolo artificio, perché la voce di Springsteen all'epoca della prima uscita venne leggermente accelerata nella registrazione. Un escamotage, insomma, per far sì che l'intonazione vocale fosse un po' più alta, come tra l'altro avevano già fatto in precedenza nel 1978 i Dire Straits per Setting Me Up. La canzone venne poi utilizzata anche come colonna sonora per diversi film, come ad esempio quello del 1983 con Tom Cruise, Risky Business. Altra ultima particolarità, inizialmente non venne realizzato alcun video da abbinare alla canzone, mentre per vederne uno si è dovuto aspettare il 1995, quando venne appunto girato un video a Berlino in Germania. Va infine ricordato che tra le varie cover che ne sono state realizzate, una porta la firma di Rod Stewart, anche se non manca, ad esempio, anche quella di Paul Young.